Mauro Canali, buongiorno. Buongiorno, E benvenuto davvero qui nel posto delle grazie. parole per raccontarci, seppure nella brevità di questa conversazione, il saggio che lei ha scritto insieme con Clemente Volpini, Gli uomini della marcia su Roma, Mussolini e i quadrumbi, ripubblicato da Mondadori nella collana delle scie. Mauro Canali, leggo nel risvolto di copertina, ha insegnato all'Università di Camerino, ha tenuto conferenze con università europee e americane, è stato visiting scholar alla Harvard University, è membro tra l'altro del comitato scientifico di Rai Storia ed è editorialista del quotidiano Il Mattino, mentre Clemente Volpini, autore televisivo, documentarista, lavora per Rai Storia. Mauro Canali, partiamo da, per raccontare questo libro, dal vostro punto di partenza, prendendo come immagine un quadro, e l'immagine di questo quadro, un dettaglio di questo quadro, è diventata poi l'immagine di copertina. Ce la vuole raccontare? Sì, il quadro di Balla, un quadro famoso, emerso molti anni dopo rispetto all'anno in cui l'aveva dipinto, e beh, fa vedere il momento culminante, anzi il momento conclusivo della marcia su Roma, che è la conquista del potere di Mussolini e questa marcia trionfale del Duce, del futuro Duce, insieme ai quadrumviri, ai quattro uomini che avevano organizzato, preparato ed eseguito la marcia su Roma per le strade di Roma. Roma conquistata e sappiamo conquistata poi per 20 anni e passa, insomma. Il quadro è un quadro trionfalistico, diciamo, è un Di quadro pura propaganda. di pura propaganda, e teniamo conto che viene dipinto a 10 anni dalla marcia su Roma, quindi diciamo in un momento che celebra il decennale della marcia su Roma, che viene celebrato poi da Mussolini e dal regime in maniera trionfalistica, ma anche grande, diciamo. Si organizza una mostra della rivoluzione fascista, insomma, si vuole fare il punto, naturalmente dal punto di vista del regime, dei 10 anni di dominio fascista sul paese. Quindi quel quadro rientra in questo clima culturale e clima politico. E Balla, non so se poi se ne sia poi vergognato, comunque lo abbia, come dire, legittimato dandogli pubblicità, perché poi il quadro uscì in maniera abbastanza fortunosa, era dietro un altro quadro di Balla del 13, e quindi ha una storia, insomma, un po' particolare. Noi abbiamo voluto scrivere questo libro un po' per in qualche modo andare un pochino controcorrente rispetto a una storiografia che fino ad oggi aveva trattato la marcia su Roma. Si deve tenere conto che il 22 sono i 100 anni della marcia su Roma, quindi usciranno altri libri, già sono usciti anche altri libri, insomma si celebra e si ricorda questo avvenimento. Noi lo abbiamo voluto ricordare mettendo il focus più che su Mussolini, il cui contributo alla marcia su Roma si conosce ampiamente dalla storia dei grandi storici che ci hanno preceduto. Noi abbiamo voluto mettere il focus su quei quattro personaggi che in qualche modo consentirono la marcia su Roma, si impegnarono, ci misero, come si dice, la faccia, cioè quei quattro uomini che rischiarono anche per certi versi, forse più di Mussolini, rischiarono parecchio. Tra l'altro, abbiamo voluto anche sottolineare che quei quattro uomini, salvo uno, in particolare Balbo, hanno avuto tutti poi una rapida, se vogliamo, eclisse politica, quasi che disturbassero il mito che Mussolini andava ormai costruendo attorno a sé dell'unico artefice, protagonista, progettista della marcia su Roma. Quindi, come dire, sono entrati mano a mano un po' nel dimenticatoio i vari Michele Bianchi, De Vecchi, lo stesso De Vecchi, De Bono, e beh, sono personaggi che poi, pur avendo svolto un ruolo importantissimo, la
la marcia su Roma fu appunto il momento culminante di quel, noi lo abbiamo chiamato decisamente un golpe. Questi uomini finirono piano piano nella penombra prima e poi qualcuno proprio nell'ombra totale del regime. Mussolini era indaffarato a costruire il mito di sé, insomma dava fastidio a Mussolini la presenza nel momento del trionfo del fascismo, la presenza di questi quattro personaggi. E noi li abbiamo recuperati anche grazie al ritrovamento, e qui c'è la parte un pochino inedita del libro, al ritrovamento e alla possibilità di consultare carte che fino ad oggi non erano state mai consultate, in particolare per due personaggi, per Balbo e per Michele Bianchi. Per Balbo in particolare abbiamo voluto usare, consultare i documenti della famiglia, cioè la famiglia ha versato finalmente all'Archivio Centrale dello Stato tutto il materiale che aveva su Italo Balbo. E quindi è una cosa recente questa, sono stati versati un anno fa, insomma, quindi noi un po' in anteprima l'abbiamo voluto consultare. Ecco, Balbo lo abbiamo potuto rivisitare alla luce di questi nuovi documenti e tracciarne, come dice, un profilo un po' più movimentato, un po' più articolato. E così Michele Bianchi, che pure aveva un passato politico complesso, veniva dal mondo rivoluzionario, del sindacalismo rivoluzionario. Michele Bianchi, però, anche perché muore abbastanza presto, Michele Bianchi l'avevamo del tutto perso sul piano della ricerca storiografica. Esisteva una vecchissima e veramente imbarazzante biografia su di lui degli anni 70. Ecco, Michele Bianchi, alla luce di alcuni ritrovamenti fatti negli archivi, esce da questo limbo in cui era stato collocato, diciamo, gli abbiamo dato una maggiore consistenza storica e politica. Quindi abbiamo voluto in qualche modo cogliere l'occasione dei 100 anni per far capire che la marcia su Roma fu sì il capolavoro, se vogliamo, tattico e strategico anche poi alla fine di Mussolini. Questo capolavoro ha avuto anche dei collaboratori, ha avuto anche degli artefici importanti in questi quattro uomini. Un capolavoro che ha visto l'assenza di Benito Mussolini, in quanto lui invece di fare la marcia su Roma se ne è stato ben lontano perché temeva per l'appunto l'arresto e, se non ricordo male, si accasò per qualche tempo, per qualche giorno, da Margherita Sarfatti, la sua amante del tempo. Sì, ma infatti in qualche modo noi lo naturalmente lo spieghiamo. Mussolini si tiene lontano, sta a Milano, aspetta la convocazione, ma anche pronto, come dire, a correre ai ripari, a mettersi in salvo qualora le cose si fossero complicate. E in effetti è questo un po' il punto della situazione. Chi mostra particolare coraggio e incoscienza, se vogliamo, sono questi quattro uomini. In particolare, se vogliamo, i due militari, De Vecchi e De Bono, mostrano perplessità, tanto che propongono di rinviarla, dicendo che non si è pronti alla marcia, le squadre non sono armate adeguatamente, eccetera. Chi determina poi l'inizio dell'azione, chi mostra una decisione particolare è Balbo. Balbo è veramente l'uomo vicino a, come dire, a Mussolini in quel momento, ma soprattutto l'uomo d'azione, l'uomo che capisce. Anche qui dobbiamo anche rivalutare un pochino, perché su Balbo c'è stata tutta una storiografia che lo ha appiattito eccessivamente in questa figura, questa rappresentazione di uomo d'azione, poco politico, ma uomo determinato, eccetera. Ecco, noi in qualche modo siamo tornati sulla figura di Balbo, proprio alla luce di questi nuovi documenti, e abbiamo spiegato come invece Balbo sia stato decisivo talvolta all'attuazione della marcia e anche alla decisione di farla, questa marcia.
vincendo le resistenze anche dei due militari, diciamo, del generale De Bono e di De Vecchi, di Cesare Maria De Vecchi. E quindi, come dire, questo evento, insomma, da questo evento emerge, diciamo, una situazione più complessa, più articolata. Noi lo abbiamo seguito proprio, come dire, si può dire ora per ora, questo evento, proprio alla luce di questi nuovi documenti. Siamo tornati anche sulla famosa riunione del 16 ottobre, quando decidono la marcia, e al congresso di Napoli, al convegno di Napoli, in cui poi viene presa la decisione ultima, quella di farla la marcia. E come dire, abbiamo seguito un pochino il ruolo di questi quattro uomini. Ben inteso, lasciando sempre Mussolini un po' al centro della trama, perché comunque lui, pur essendo in quel momento, non essendo ancora il duce, essendo quasi una sorta di primus inter pares, se vogliamo, comunque si concedeva, gli si dava una, come dire, un rilievo politico che gli altri quattro non avevano. Se vogliamo, tolto Michele Bianchi, gli altri erano uomini nuovi al fascismo, erano arrivati al fascismo, diciamo, senza dei trascorsi politici come aveva avuto Mussolini e in parte Michele Bianchi. Gli altri tre, diciamo, Balbo in particolare, arriva al fascismo addirittura un anno dopo la sua fondazione, quasi due anni dopo, anzi, ma si mostra subito strumento adeguato per il ruolo che è chiamato a svolgere. Però sono uomini che portano, anche De Bono, anche se più anziano, ma l'esperienza della guerra soprattutto li porta a inserire nella politica, a inserire una spregiudicatezza e una, come dire, determinazione che non avevano gli uomini politici dell'Italia prefascista. Quindi c'è questo elemento nuovo che noi cogliamo nei quattro, questo elemento nuovo che è determinato dall'esperienza della guerra, da questa concezione che la guerra introduce di una come dire, determinazione, di una maniera, di un decisionismo e di una, come dire, vocazione ad agire, che in realtà li fa effettivamente uomini nuovi rispetto al vecchio mondo politico che poi viene abbattuto dal fascismo fondamentalmente, anzi che non capisce il fascismo, non capisce questo carattere nuovo che il fascismo stava portando nella lotta politica, compresa naturalmente di questa violenza. Il lavoro di ricerca storica che avete fatto, lei e Clemente Polpini, è un lavoro molto importante, però insieme con la parte storica politica è importante sottolineare per i prossimi lettori di questo saggio, Gli uomini della marcia su Roma, un aspetto che è anch'esso primario. Cioè l'aspetto umano. Ora io vorrei veramente parlarne, perché attraverso questa prospettiva di ricerca si scopre anche un atteggiamento politico. Sì, è importante naturalmente l'elemento umano. Noi sottolineiamo molto questo aspetto, cioè prendendo i quattro e prendendoli da, si può dire, dalla nascita, se vogliamo, e portandoli portandoli all'esperienza politica decisiva, è chiaro che mettiamo in evidenza molti degli aspetti caratteriali, di temperamento, ma anche di educazione familiare talvolta, che questi quattro hanno ricevuto. Io faccio l'esempio di Michele Bianchi e di Italo Balbo. Questi sono personaggi che vengono, Michele Bianchi è un calabrese che viene da molto lontano, lui ha fatto addirittura l'esperienza di tutta quella stagione del primo decennio dell'età giolittiana, della stagione del sindacalismo rivoluzionario, e vuole l'abbattimento del potere borghese. Ma infatti, come dire, noi abbiamo avuto in mente nel trattare questo argomento, abbiamo avuto in mente, cioè quello che ci ha colpito subito
è stato come fosse possibile che quattro personaggi, dal carattere, dall'esperienza esistenziale anche, ma anche dall'educazione familiare, così diversi, talvolta proprio antitetici l'uno all'altro. Io ricordo il monarchico De Vecchi che si incontra con il repubblicano e massone Balbo, il generale quasi reazionario, se vogliamo dire, De Bono, che si trova a collaborare con un Michele Bianchi che viene dal sindacalismo rivoluzionario, in cui l'antimilitarismo è stata la chiave di volta di tutta la sua esperienza precedente. Cioè, qui siamo di fronte a un fatto nuovo, a questo ecletismo anche di origine culturale, parlo di cultura politica, ma anche di cultura familiare, che si ritrova in quel momento nel dare il colpo di grazia alla democrazia italiana. E si ritrovano venendo da strade, percorsi stranissimi, e lo sottolineiamo perché? Perché abbiamo voluto far capire come il fascismo fosse un'esperienza nuova, cioè fosse un movimento capace di aggregare, proprio per una, come dire, per una sorta di pragmatismo anche, che non andava per il sottile sul piano ideologico. Non c'era un'ideologia che li tenesse assieme all'inizio, un'ideologia fondante. C'era questa volontà di battere il socialismo, di allontanare la minaccia dei rossi, di abbattere anche questa classe politica liberale inetta. Ecco, tutto questo viene dal grumo della guerra, ma la cosa sorprendente che cattura e mette insieme personaggi che vengono da molto lontano e da posizioni talmente diverse, opposte talvolta fra di loro. Ecco, il fascismo dell'origine è stato anche questo, e noi lo abbiamo voluto sottolineare attraverso queste quattro figure. Un semplice, potremmo dire, gesto da parte del re, quell'uomo che era ricercato, che poteva essere semplicemente considerato un capo di qualche gruppo di insorti facinorosi e con la testa più o meno calda, quell'uomo venne chiamato a creare, a formare il governo, e da lì la strada gli è stata spianata. Certo, ma noi dedichiamo anche molto spazio al re, alle debolezze del re e soprattutto all'incapacità del re, ma in questo c'era già stata qualche altro storico che aveva cercato di indagare all'interno di Casa Savoia. Lì il re teme il Duca d'Aosta, filo fascista, ha al suo fianco la regina madre, che è decisamente fascista, che ha contatti molto stretti con i due monarchici dei quadrunghi, cioè De Bono e De Vecchi. Noi ricordiamo anche che alla vigilia della marcia su Roma c'è questo strano incontro a Bordighera tra la regina madre e De Vecchi e De Bono, che stanno lì a Bordighera a mettere in piedi che cosa? Lo statuto dello squadrismo, e che vengono ricevuti a pranzo dalla regina madre, che li incoraggia. Quindi entriamo anche in Casa Savoia per andare a vedere sostanzialmente com'era la situazione alla vigilia della marcia su Roma, e c'è tutta la debolezza di questo re che in sostanza teme di affidare l'incarico a un Giolitti, il re non amava. Giolitti stesso mostra i suoi limiti in quel momento, perché il candidato più attendibile, anzi quello che ci si aspettava che prendesse le redini del governo, era Giolitti. E Giolitti non si muove bene, ma il re e Giolitti non trovano un punto d'incontro. I timori del re verso Mussolini sono autentici perché il re ha paura di questo ex rivoluzionario, che, ma
e la cosa mi ricorda anche una, come dire, anche degli eventi più vicini a noi, anzi diciamo attuali. Mussolini da mette insieme una serie di garanzie a voce con il re in un paio di incontri, ma soprattutto nell'incontro in cui gli viene affidato l'incarico di governo. Il re torna sulla questione dicendo: ma il tuo repubblicanesimo, il suo repubblicanesimo, perché Mussolini veniva da quell'ideologia repubblicana, eccetera, non aveva mai mentito. E lui si affretta a dire: no, io non metterò in discussione certamente dall'istituto monarchico, eccetera. Quindi c'è, nel re c'è la solita paura del salto nel buio verso il socialismo, verso la piazza, e poi c'è la debolezza di una classe politica liberale che ha fallito, che si lascia ingannare fondamentalmente, o meglio, preferisce farsi ingannare e contemporaneamente gioca sull'equivoco, pensa che l'esperienza di Mussolini termini presto, cioè loro mandano Mussolini, come dire, a risolvere una serie di problemi e poi sono certi di poterlo liquidare per sostituirlo con personaggi più tranquillizzanti. Nonostante Mauro Canali ci fosse Salandra, che avrebbe avuto magari delle possibilità avendo un appoggio dei conservatori della destra, però nonostante questo la debolezza era dei conservatori, era molto forte. No, Salandra, poi Salandra è un caso clinico, se vogliamo, perché Salandra era poi alla fine, come dire, quando viene liquidata l'opzione Giolitti, viene avanti quella Salandra. Ma Salandra però non gode di tutto, paradossalmente, mentre ha degli estimatori anche dentro il movimento fascista, soprattutto quelli che hanno fatto la guerra, insomma. Il Salandra non gode di tutto, dell'appoggio di tutto il mondo liberale, perché è considerato un liberale di destra. Quindi tutta quell'area, diciamo, di liberali di sinistra giolittiani non è che lo amino molto, lo amassero molto. E quindi c'è molta ostilità. E poi c'è il Mussolini che prima dice di sì e poi all'ultimo lo brucia, dicendo no con Salandra no, perché prima fa capire che si accontenterebbe in un governo Salandra di alcuni ministeri, poi al dunque, diciamo, rifiuta e quindi lascia spalancata solo la porta a una soluzione Mussolini. Guardi che sull'evento che porta poi Mussolini al potere, c'è, come dire, si possono spiegare molte cose. Si può entrare in quel labirinto che era in quel momento la politica italiana, ma c'è anche però un momento di razionalità in tutto questo. Ci sono le paure che circolano, che non sono manifeste, che toccano i re, che toccano alcuni leader liberali, Orlando ad esempio, che toccano anche alcuni leader che si tengono in disparte, leader fascisti. Io ad esempio ho cercato di spiegare la debolezza di un Dino Grandi che dopo aver combattuto, Dino Grandi che era il RAS, diciamo, di Bologna, e che però dopo aver contrastato Mussolini su molte cose si tiene in disparte durante la marcia, pur non essendo d'accordo, si tiene in disparte, rimproverato da Balbo. Noi dedichiamo molto spazio a questo, rimproverato da Balbo, che dice: ti sei messo in disparte quando c'era bisogno di te. Cioè ci stanno una serie di reazioni emotive che consentono di dire che veramente, come disse Mussolini in qualche modo, la vittoria fu quasi un terno al lotto per Mussolini stesso, non ci credeva, pensava più a una marcia su Roma abbozzata come una sorta di minaccia pendente su tutto, ma mai realizzata, mai iniziata. Quindi quando la inizia teme veramente una reazione dell'esercito, eccetera. Poi c'è tutto quell'elemento importantissimo del comportamento del re nei confronti di Facca, lo stato d'assedio che viene ritirato all'ultimo momento. E lì ci siamo sbizzarriti noi, come si sono sbizzarriti tanti altri storici.
Gli uomini della marcia su Roma è il libro che abbiamo attraversato insieme con uno degli autori, Mauro Canali, che con Clemente Volpini sono autori di questo saggio pubblicato da Mondadori. Mauro Canali, prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Scusi? Qual è il libro che sta leggendo in questi giorni? In questi giorni io sono tornato a leggere due libri, sto leggendo. Uno è Paolo Monelli, Roma 1943, che consiglio a tutti se si vuole capire come cade il fascismo e perché cade, a parte poi i libri di storia che ce ne stanno tanti sugli eventi, ma quello è di godibilissima lettura. Sono tornato a leggerlo dopo molti anni e sto leggendo Calvino, Palomar, tutta un'altra serie, tutta un'altra serie rispetto a Paolo Monelli, straordinario giornalista per raccontare l'Italia del 43, e anche Palomar, anche Calvino, e in questo caso Palomar è un grande raccontatore, anzi più che un raccontatore Palomar è uno scrutatore. E poi eravamo Calvino in modo particolare, e quindi lo sto godendo, mi sta un pochino, come dire, allietando in questa estate afosa che ci sta un pochino perseguitando. Grazie davvero Calvino, Mauro Canali. Paolo Monelli. Buona giornata e grazie per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi.